Sapete che siamo dei grandi fan di Harry Potter? A me piace. Ah, ma anche a me. Ci hanno parlato molto bene e molto male, quindi non sappiamo un po' che. Io ho visto proprio degli sprazzi, non ho visto tutto, anche perché è lungo come una giornata senza pane. Oh, 14 minuti, sì. Queste sono come le facce di Yumi. Sì, uguale. Però c'è il rosmarino, vedi? Quello era il rosmarino, ragazzi. A Hogwarts c'hanno il rosmarino, per farvi capire quanto le erbe mediterranee siano in realtà diffuse. Sono veramente curioso. Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry. Before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. When you arrive at Hogwarts, fanno tutti Harry Potter. Ho letto un articolo che dice che te la puoi scegliere tu la casa. È una cosa, bello st'ambiente, bellissimo. Questo è un buono. No, dai, ambienti sono belli. Ecco, queste sono molto dure, ma hanno detto che è una merda. Voglio capire perché è una merda. Io non l'ho visto, quindi per me è la prima volta. Vedo tante cose belle, però, cioè... Beh, non si è capito un cazzo. Bisogna vedere un attimino se è un simulatore di passeggiate con puzzle game o qualcosa di più. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins and sinister witches. Un po' legnoso. Oh, ma che bello. L'impatto. Magia e combattimento. Fermi, raga. Arriviamo alla parte che dovrebbe decretare le sorti dell'acquisto o meno di questo gioco. Beh, a provare si prova e forza. No, dico, per l'utente medio che non ha un canale YouTube. Allowing you to follow up with extended spell combinations. Non lo so. Sembra terribilmente statico, non sì. So. Sì. Manca qualcosa. Però da vedere, magari da provare è bello. Non lo so, lo vedo che fa le magie, ogni tanto piglia un colpo e lui non si difende, non rolla. Non... Cioè, è come se fosse un tank. Sta lì, piglia botte e intanto fa gli incantesimi. Quando vedo ste cose... È molto action, eh? You define your combat style. Vedi, piglia danni. No, la gliela rimbalzata, però. The ultimate duelist. Vedi? Che ha fatto una specie di... L'ha berrato. Ma ha fatto una schivata, secondo me. No, ha fatto così. Vedi? L'ha bloccato. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Vabbè, ci sarà un albero di abilità infinito. Da mal di testa. Allora, da quello che mi sembra di capire, tutto quello che normalmente in un gioco lo fai col bestiario, col menu, lo fai fisicamente a scuola. Vedi che ce l'ha a scuola. Effettivamente, perché dovresti... Some abilities may be taught to you by students who become your friends. Non me l'hanno fatta vedere. Io non ho ancora visto il Quidditch, questa cosa mi triggera. Così il Quidditch sarebbe un gioco a sé, per farlo molto bene. Ma se lo fanno... Customize this space to reflect your personality and magical specialties. Allora, potrebbe essere una figata... Potrebbe essere una grande figata. As the school year progresses, dynamic seasons and planets will fill the sky with lightning or sunshine. Che cazzo mi stai dicendo? Guarda che fanno vedere subito le magie verdi, la serpe verde. Befriend new allies. Journey across a landscape. Puoi fare anche la cavalcare. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be. As you leave your unique mark però, on the wizarding world. È un po' di plastica da fuori. Il castello è da fuori. Una laggata di quelli potenti pure. Inverno ovviamente. Allora, ci sono state due cose che mi sono piaciute da morire.
due cose mi hanno fatto impazzire, due cose mi hanno fatto salire il brivido lungo la schiena. Sì. Allora, se il mondo è vasto quanto dicono, potenzialmente questo è uno di quei giochi che veramente da 80 più ore. In più mettici che devi socializzare, devi esplorare. Guarda, l'unica cosa che hanno sorvolato male male è Quidditch. No, a parte Quidditch, che secondo me non ci hanno messo, o se ci hanno messo non hanno trattato. Esploro su figli di puttana, perché quella cosa è importantissima. Ci stanno delle cose molto legnose, quelle se le hanno impostate non è che cambiano. Perché se il sistema di combattimento ti annoia, perde metà del fascino, immediatamente. È un gioco in cui ci sono gli incantesimi, ok? Quindi sì. Non si tratta di sentire impatti fisici di queste cose, quindi il feedback sarà importantissimo nella godibilità dei combattimenti. Io ultimamente, giocando a Elden Ring, mi sono reso conto che Elden Ring ha un sound design estremamente soddisfacente quando riesci a fare un parry, sì, o quando colpisci alle spalle, cioè c'è quel boom che ti suona proprio come a di porco due, t'ho fregato, stronzo. Sì. Se mancasse questo aspetto in questo gioco, e non lo sappiamo, non lo sappiamo. Quello potrebbe inficiare un tipo di combattimento che effettivamente è diverso da un TPS normale. L'esplorazione è bellissima, cioè alcune cose da esplorare sono fantastiche, ma bellissime visivamente. Poi bisogna vedere effettivamente quanto siano esplorabili, perché magari te le fanno vedere, devi recuperare quelle cose qua e là, devi parlare con qualche NPC e boh. Non so se sia veramente open world o se sia 3-4 mappe da raggiungere, sì, nelle quali ti puoi muovere rapidamente. Di isole. Ci hanno fatto vedere il building di una casa, ci hanno fatto vedere. È stata una cosa velocissima, però ci hanno fatto vedere che si può ruotare e piazzare. E sì, e soprattutto immagina, quello è il tuo posto speciale. Cioè, lì ti puoi costruire il tuo villaggio. È un altro gioco. Le aspettative come l'hanno messe qua sono pompate a 3.000, quindi loro... Cioè, è un rischio grosso quello che si sono presi, eh. Tirando fuori questo, hanno proprio detto, raga, ce l'abbiamo grosso. Sono molto curioso, ripeto, può effettivamente essere un gioco fantastico, come può essere un gioco, un ottimo gioco, che però si perde il grip immediatamente. Cioè quello ci avrei troppo paura. Dispersivo. Troppo dispersivo, non te ne frega un cazzo di seguire la storia, perché magari sono questo, su questo, su questo, su questo. Non mi convincono troppo i personaggi graficamente, sono molto vecchi come stile. Però sti cazzi, cioè oggettivamente sti cazzi, è un terza persona. Gli ambienti sono incredibili, alcuni sono veramente pazzeschi e la cosa che mi ha colpito è le stagioni. Stagioni pure simpatico, cioè vedi quanto tempo tu devi girare dentro ragazzo di scuola. No, perché si parla di un anno scolastico, cioè comunque della carriera accademica dei maghi, quindi ci sta che sia diviso in quadrimestri, quello sì, che cazzo vuoi. Però vedi, la storia principale probabilmente ti porta alla fine del quadrimestre, del semestre, dell'anno, e contestualmente magari ti fa cambiare le stagioni. Hogwarts, quando è Natale, cioè te ne devi andare. Quando sono le vacanze, torni a casa e là magari hanno messo che tu. Cioè, sono inventati qualche trucco. Però è una Hogwarts di anni prima. Quindi magari stai sempre là. Boh, non lo so. Comunque, raga, lo proveremo. Manca ancora molto tempo all'uscita del gioco. Però lo proveremo. Magari faremo la prima partita insieme. Ma credo che qui, con una partita da due ore, non esci neanche dal menu iniziale. Molto interessato.